Ha oltre 25 milioni di fedeli nel mondo, è pregato in 5 continenti, è il patrono di Napoli e sarà presentata all'UNESCO la candidatura a bene immateriale dell'umanità del culto di San Gennaro. Antonella Fracchiolla. Attraverso la testimonianza di questo santo, oggi, ecco, possiamo testimoniare questi valori nella concretezza della realtà di oggi. C'è questa osmosi tra Napoli e San Gennaro, perché Napoli è San Gennaro, San Gennaro è Napoli. Il culto e la devozione di San Gennaro come patrimonio immateriale dell'UNESCO, un culto fortemente identitario per la sterminata comunità dei fedeli in tutto il mondo, ma indissolubilmente legato alla città di Napoli. L'UNESCO ha tra i suoi obiettivi prioritari, oltre alla tutela dei beni culturali immateriali, anche la trasmissione del patrimonio culturale immateriale tra le generazioni. Peraltro, quello di San Gennaro è anche un culto che ha generato infinite espressioni artistiche ispirate dalla devozione al santo, invocato soprattutto a Napoli non per questioni individuali ma per il bene comune, in occasione di epidemie, calamità naturali, valenza civile e anche laica, come è stato ricordato in Duomo durante la presentazione del progetto cui si è arrivati dopo 2 anni di lavoro e che prepara il lungo iter in vista della candidatura. Accanto alla diocesi di Napoli e all'Università Federico II, numerose istituzioni culturali, tra cui il Museo Diocesano, la Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, il Pio Monte della Misericordia, con il comitato promotore ICOMOS. Una candidatura transnazionale perché abbiamo idea e documentata la presenza della comunità italiana e non nel mondo devota a San Gennaro. Le reliquie sono state chieste e consegnate in Russia, in Canada e negli Stati Uniti soprattutto. Con Annalisa Angelone passeggiamo nel fascino di Apice Vecchia, la Pompei Sannita del Novecento. È la prima volta che viene a